Cari amici di City Report, puntata in riva al fiume oggi, molto natalizia. Quello che potete vedere è il Lambro, sono le sponde del Lambro che danno su Via Rizzoli Crescenzago. Perché veniamo qui? Perché, come sapete, qui spesso si accampano con varie tende dei senzatetto, ma soprattutto dei rom. Cosa succede? Che questo fiume esonda perché c'è sporco per tanti motivi che poi vedrete lungo il filmato e qualcuno rischia veramente di farsi del male. Oltre che creare un grave danno perché tutti i rifiuti vengono gettati nel fiume, perché si creano delle discariche vicino alle case. Andiamo a vedere cosa succede. Ecco, stiamo seguendo quelle che sono le sponde del fiume Lambro sulla via Rizzoli, queste sponde mal tenute dove spesso, come vedrete anche dalle fotografie, si accampano. Questo è uno di quei pozzi che è stato spaccato e usato come bagno provvisorio. Oltretutto c'è anche un altro bagno chimico rotto lì, come potete vedere, anzi se ci avviciniamo, vediamo in che condizioni è sto bagno, eh. Beh, insomma, diciamo che non siamo in buone condizioni, l'odore è tremendo e vi mostriamo anche un altro ingresso che c'è, che è questo qui, come vedete qui di gente ne passa parecchia, che è questo qua, che dà direttamente sulla strada, quindi chiunque può fare qualsiasi cosa, poi buttarsi qui dentro, che chiaramente è al buio, nascondersi e non essere beccato magari dalla polizia dopo aver commesso un crimine. Ma continuiamo a seguire ancora perché c'è tante cose interessanti che vi facciamo vedere con le immagini di Paolo Rusconi. E siamo sempre qui sulle rive del Lambro, possiamo vedere tutto l'abbandono e il marciume che c'è intorno. Adesso, grazie a Paolo Rusconi e alle sue immagini. E proseguiamo questo giro delle sponde appunto del fiume. Come potete vedere, troviamo diversi indumenti, bibite, viveri di prima necessità. Ci rendiamo conto, insomma, che questa situazione è molto vissuta, ma d'altronde le capanne e le tende che vediamo, nonché i camper dei nomadi che quando vengono mandati via da qui, si posteggiano qui nei vari spazi condominiali o anche spazi liberi nella strada, ci ricordano che questa è una loro proprietà. Cosa succede? Come in tutti i posti, si sporca in maniera pesante. Adesso vedrete anche perché vi dico in maniera pesante. Troviamo tutti i tipi di rifiuti, ombrelli, vestiti, zaini, bottiglie di candeggina, plastica, pezzi di ferro. E vi ricordo, questo è il fiume Lambro. Poi ci meravigliamo se i fiumi esondano, per forza, con tutta la porcheria che viene gettata da chi abusivamente sta qui sulle sponde, poi anche il gestore, chi se ne dovrebbe occupare, non è che fa molto. E guardate qui, siamo sempre lungo la sponda, dall'altra parte potete vedere le case abitate, guardate cosa c'è qui. Tutti i pneumatici, taniche di olio e acidi buttati qui. Stai attento Paolo. Chissà quanti di questi pneumatici, a parte la provenienza, sono finiti magari dentro al fiume insieme a tutte queste taniche che vedete.
anche ruote intere, perché non mancano anche le ruote intere. E qui, oltre le varie schifezze che troviamo, non vi crediate che queste taniche siano tutte vuote, vengono abbandonate anche piena. Questa è una tanica, per esempio, di Sinti Future Power, come potete vedere è pesante, inquinante, a pochi metri dal fiume. Insomma, una schifezza incredibile. Vi ricordo che il nostro progetto non è di fare, come si dire, cose eclatanti, non siamo qui a fare i polizieschi e neanche a fare fiction di fantascienza. Noi siamo qui per mappare il territorio e questo è quello che potete trovare nel territorio di Milano, lungo le sponde di questo fiume che è il Lambro. Poi se seguiamo anche gli altri, prossimamente lo faremo, vedrete. Ecco, siamo in periodo di Natale, infatti anche qui ci sono diverse confezioni, tra cui il famoso Motta di Milano, peccato trovarlo qui, e vi faccio vedere che distanza c'è tra tutti questi rifiuti e quindi anche dai capanni dove questa gente le tende vive. Guardate, allungo il microfono. Questa è l'acqua. Quanto siamo? Un metro? Un metro dall'acqua. Chissà quanta roba di questa, che oltretutto è tossica e velenosa, tipo quelle taniche che abbiamo visto lì, ma anche tutta questa plastica e i pneumatici. Ma il comune amante di Greta Thunberg, dell'ecologia e del verde, queste cose le sa o non le sa? Noi li informiamo, vero Paolo? Andiamo. Ed eccoci con le potenti luci utilizzate da City Report e dai suoi amici. Incontriamo Diamond Frank. Fai un saluto, Diamond, che ti vedranno prossimamente il 12 al musical. E nel frattempo vi facciamo vedere anche un'altra di queste uscite che è presente qui, che è stata ricavata appunto per avere più velocemente possibile la via di fuga. Esco anch'io. Ciao amici, buon Natale! Sembrava più scivolosa di quello che ha. Mi duole dirlo, ma ci sono dei lavori in corso. Noi non ce ne siamo accorti, in quanto dentro è totalmente tutto abbandonato e la recinzione è praticamente inesistente dappertutto. Però vi informiamo che un pezzo di cartello e di striscia c'è ancora presente. Milano, la città delle meraviglie, anche a Natale. Proseguiamo. E siamo sempre in via Rizzoli, dietro ci sono le case dove abitano le persone, le famiglie, molte sono affacciate anche al balcone. Perché? Perché forse si stupiscono che qualcuno venga a segnalare, a dire la verità, alcuni consiglieri di questo municipio, come Marco Cagnolati, avevano già segnalato questa cosa e mandato delle lettere che anche io ho letto, oltre che averle mandate al sindaco. Quello che ci stupisce è che qui c'è un cancello. Avete visto che c'è una sottospecie di griglia arancione che ho scritto lavoro in corso. Ci aspettavamo che almeno questo cancello fosse chiuso. In realtà è aperto anche questo. È tutta una finzione. Quindi se questa dovesse essere una messa in sicurezza, ragazzi, siamo molto lontani. Comunque io la richiudo lo stesso, anche se vi dico che, come vedrete dalle immagini, è tutta aperta la recinzione. Quindi... vabbè, salutiamo per ora il fiume Lambro e proseguiamo.
Ciao Marco, allora ti faccio una domanda. Durante il filmato di City Report, le sponde dell'Ambro in via Rizzoli sono una discarica oltre che un accampamento di bivaccanti, come hai fatto vedere tu anche dalle tue foto. Cosa mi puoi dire su ciò? Sì, allora il problema è che la situazione è periodicamente segnalata all'amministrazione perché periodicamente quella zona diventa un accampamento con baracche abusive, con persone che svolgono attività non si sa più o meno legali o no. I residenti mi segnalano anche spaccio, quindi situazioni insomma abbastanza gravi, topi, quindi inconvenienti igienico-sanitari e chi più ne ha più ne metta. Il problema è questo, che in assenza di una progettualità sull'area e di interventi definitivi che abbiamo richiesto, come per esempio la creazione delle barriere, di alcune barriere fisiche, piuttosto che l'installazione di servizi, eccetera, non lo so, percorsi pedonali, comunque situazioni che proprio in maniera strutturale tendono ad impedire il ripetersi di queste occupazioni, la zona sarà sempre invasa, quindi periodicamente io mi aspetto di andare lì purtroppo e dover segnalare ogni volta l'amministrazione inadempiente, purtroppo a mio parere, questa problematica che si porrà nel tempo, bisogna che si intervenga in modo strutturale sull'area, è l'unica soluzione. Ci pedonali, aree gioco, ristrutturazione degli argini, in modo proprio tale da creare delle barriere fisiche, è l'unica soluzione. Proseguiamo il nostro controllo di quest'area a fianco al fiume Lambro. Qui ci sono degli orti che sono in condizioni pessime, non sappiamo se questi sono gli orti che ha affidato il comune, speriamo di no. Comunque sia, sicuramente c'è da operare per migliorare questa situazione perché è in totale degrado, ma andiamo a vedere cos'altro c'è. Siamo dentro agli orti, come potete vedere è tutto molto abbandonato, molto in, come possiamo dire, in cattive condizioni. Sicuramente non c'è sicurezza qua dentro. Alcuni orti sono anche curati bene.
Alcuni sono proprio delle vere e proprie casette, come quelle che abbiamo visto a Baggio. E proseguono queste vie tra gli orti. Come vedete, dappertutto è sporco, lamiera, insomma, non è neanche una roba igienica o civile. Ci meravigliamo che il comune permetta queste situazioni così. Gli orti dovrebbero essere tenuti bene, essere comunque in una situazione di sicurezza, di pulizia. Qui addirittura troviamo una scritta "Attenti al cane" con una porta con le serrature. Cos'è questa? Un'altra casa abusiva? E questa casetta ci crea molti sospetti. Secondo noi viene utilizzata come appunto le casette di Baggio, è una casetta che si adopera ad ospitare persone. La notizia ci è arrivata, però in questo momento non possiamo ancora accertarlo e quindi chiediamo a chi di dovere di venire a dare un'occhiata, perché una casetta con riscaldamento, la porta con la serratura, diciamo tra virgolette, blindata, il cartello "Attenti al cane", insomma, dovrebbe essere un orto, non dovrebbe essere una bidonville o delle costruzioni abusive. Questo è Milano 2019. Siamo appena usciti dal tunnel degli orti, dove diverse casette ci paiono abitate e la prova ce l'ha data alcuni personaggi che appena ci hanno visto si sono incappucciati, sono entrati di filato dentro, un certo fumo di marijuana che impestava l'aria e vi abbiamo fatto vedere anche le porte blindate, gli attenti al cane, eccetera. Mi sa che questi orti sono diventati ben altro, sono diventate delle altre casette abusive. Chi è che ha controllato questi orti negli ultimi periodi? Facciamo una domanda, spero che qualcuno ci dia una risposta, ma proseguiamo perché anche se siamo al buio, come vedete, non molliamo il colpo. Purtroppo per certi servizi ringraziamo Paolo Rusconi sempre delle sue immagini e del fatto che affronta con noi ambienti ostili e terreni idem. Queste cose bisognava farvele vedere di sera. Perché di giorno chiaramente non troviamo mai nessuno. E siamo a fianco, come potete vedere, alla RCS. Fra l'altro, un'altra cosa particolare, ci chiediamo sul posto dove siamo appena usciti, essendoci dentro, come vedrete sempre dalle immagini, una colonia felina che è seguita dall'ATS, eccetera, ma qualcuno controlla se quei gatti stanno bene, cosa gli succede, visto gli strani personaggi che girano intorno? Poi, degrado ormai. Non sappiamo più cosa raccontarvi. Qui sopra c'è un benzinaio, c'è uno strapiombo. Pensate che lo strapiombo sia privo di qualunque cosa, sia pulito, sia erba verde? Ecco, questo viene anche utilizzato per passare da sopra a sotto senza fare tanta strada. Non come abbiamo fatto noi che ci siamo fatti i chilometri, ma era giusto così. Un'altra cosa che ci ha impressionato sono stati questi pezzi di auto, di carrozzeria, che sicuramente non possono essere frutto di un incidente, perché la strada comunque rimane molto indietro, che sembrano più che altro depositati qui per essere ripresi in un secondo tempo. Eccolo là, lì vediamo i pezzi più grossi, vi facciamo vedere solo i più grossi in questo momento, per evitare le arrampicate selvagge.
e sopra, nascosti in mezzo alle foglie, ce ne sono molti altri. Tra l'altro qualcuno l'abbiamo anche calpestato perché sono caduti. Direi che al di là dei proventi, della provenienza di questi pezzi, ci sembra molto strano il fatto che vengano smaltiti qui. Allora, o sono nascosti perché sono ore furtiva e quindi vengono nascosti qui, altrimenti vuol dire che questo posto è utilizzato come discarica, aggiungendoci poi tutte quelle taniche di solventi, liquido dei freni, olio, eccetera, che abbiamo visto dall'altra parte. Gli orti al Civico 20 sono utilizzati come dormitorio, sono tuttavia abbandonati, abbiamo trovato delle persone che entrano con la bicicletta, c'è un fumo di hashish incredibile e abbiamo trovato diversi di questi che dovrebbero essere orti con delle porte da appartamento scritte attenti al cane, riscaldamento eccetera. Tu Marco cosa sai di questa cosa, cosa mi puoi dire? Ci sarà qualcuno che andrà a fare un controllo, perché ad ora quell'area ci sembra totalmente abbandonata, tra l'altro c'è anche una colonia felina in cui non abbiamo trovato nessun gatto, però chissà. Sì, allora il problema è che la situazione è periodicamente segnalata all'amministrazione, perché periodicamente quella zona diventa un accampamento con baracche abusive, con persone che svolgono attività non si sa più o meno legali o no, i residenti mi segnalano anche spaccio, quindi situazioni insomma abbastanza gravi, topi, quindi inconvenienti igienico-sanitari e chi più ne ha che più ne metta. Il problema è questo, che in assenza di una progettualità sull'area e di interventi definitivi che abbiamo richiesto, come per esempio la creazione delle barriere, di alcune barriere fisiche, piuttosto che l'installazione di servizi, eccetera, non lo so, percorsi pedonali, comunque situazioni che proprio in maniera strutturale tendono ad impedire il ripetersi di queste occupazioni, la zona sarà sempre invasa, quindi periodicamente io mi aspetto di andare lì purtroppo e dover segnalare ogni volta l'amministrazione inadempiente, purtroppo a mio parere, questa problematica che si porrà nel tempo, bisogna che si intervenga in modo strutturale sull'area, è l'unica soluzione. Per oggi allora la chiudiamo qui, un saluto dal palazzo della RCS, quello nuovo e quello abbandonato che vi abbiamo fatto vedere qualche tempo fa e che ancora è abbandonato. Alla prossima, buon mese di dicembre a tutti, Municipio Tre City Report.